Ancora un pareggio tra Vastese e Termoli, così come all'andata. Kire Mateng illude i padroni di casa con una prodezza. Lo russo rimette le cose in ordine per i molisani, quasi allo scadere nei biancorossi. Scelte quasi obbligate per mister Cornacchini, che è alla prima stagionale sulla panchina biancorossa dopo l'esonero di Lucarelli. Il neo mister, che deve fare a meno di Di Nardo in attacco, Maiorano a centrocampo e di San Domenico, sceglie un 4-3-3. Nei giallorossi Esposito sceglie un 3-5-2. In campo l'ex Corcione. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto e deposto un mazzo di fiori in ricordo di Piero Americo. Passiamo alla cronaca con le immagini di Edoardo D'Addario. Pronti partenza via e subito pericolosi molisani. Diop in corna al quarto e non trova la porta su cross proveniente dalla sinistra. All'undicesimo rigore in movimento per Busetto, che strozza la conclusione con il sinistro, palla al lato. Al 26esimo contatto in area della Vastese. Montebugnoli entra irruento su Maiorino. Il direttore di gara non ha dubbi, assegna il penalty. Sul dischetto va Carnevale, che si lascia ipnotizzare da del giudice. Al 41esimo sale in cattedra Sansone con uno slalom gigante, ma la sua conclusione viene murata sul più bello. Il numero 8 arriva poco lucido dopo aver saltato gli avversari come birilli. Al 45esimo la Vastese centra un palo con De Cerchio, con Lombardo battuto. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa subito pericoloso il Termoli, al secondo se ne va sull'esterno Carnevale, che conclude sul primo palo, si salva la formazione di casa. Al 19esimo ancora giallorossi con una conclusione da fuori di Maiorino, tutto facile per del giudice. Al 23esimo occasionissima per i molisani, Carnevale calcia botta sicura da due passi, monumentale l'estremo biancorosso che si oppone in uscita disperata, poi ancora una conclusione in rovesciata che valta sopra la traversa. Costante dei giallorossi, conclusione da fuori al 25esimo del giudice, blocca in sicurezza. Situazione analoga al 29esimo, nessun problema per l'estremo di casa. Nel momento migliore del Termoli, la Vastese passa con una prodezza di Kire Mateng. L'attaccante si gira in un fazzoletto di terra e con il destro batte Lombardo. Nemmeno il tempo di gioire, che lo russo pareggia la gara al 44esimo minuto e fa 1-1 il numero 37, la piazza dove l'estremo di casa non può arrivare. Da qui a fine gara non succede altro, la partita termina in parità. La Vastese sale a quota 25 in classifica, il Termoli va a 21. Mister Cornacchini, in pareggio all'esordio, abbiamo visto una squadra intermittenza, non era facile contro un Termoli che cercava punti. No, Termoli è una squadra che gioca insieme da qualche periodo. Sapevo che era una squadra organizzata, una buona qualità, si vede che è un allenatore bravo. Quindi era sicuramente per noi complicato affrontare questa partita, soprattutto perché era un pochettino corto come cambi. Quindi, però tutto sommato io penso che il risultato di parità sia il risultato più giusto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto poi quello che sono riusciti a fare, insomma quello che gli avevo chiesto. Ripeto, quando poi vanno in difficoltà, che magari dal punto di vista fisico erano un pochettino crollati alcuni giocatori, avere dei sostituti era sicuramente molto più facile. Però non ci si può lamentare, non mi posso lamentare, sono contento lo stesso del pareggio. Andiamo a Fano adesso con l'entusiasmo giusto, con la voglia giusta, si va a giocare un'altra partita che è complicata lo stesso, ma tanto sono tutte complicate per noi. No, una squadra che deve assolutamente, è una cosa che gli ho detto loro, deve aumentare secondo me l'intensità nel lavoro, ma questo ci vuole un pochettino di tempo, ci vuole un certo tipo di mentalità che sicuramente si andrà a creare e sono convinto che usciremo fuori da una situazione non semplicissima, ma neanche complicata al massimo. Mister Esposito, 1-1 all'Aragona, c'è un po' di rammarico perché forse la potevate portare a casa? Assolutamente sì, una partita che meritava ampiamente 3 punti per il gioco espresso, per le occasioni, per il rigore fallito. Purtroppo per me sono 2 punti persi, però per come è arrivata in rimonta questa squadra ha dimostrato per l'ennesima volta di avere un grande carattere. Ci credete nella salvezza? La squadra è viva, abbiamo visto una bellissima reazione, una buona prestazione soprattutto nella ripresa. Sì, ma anche il primo tempo la squadra ha fatto bene, a parte il palo colpito nel finale di primo tempo, poi la Vastese non ci ha mai impensierito, ha cacciato pochissime volte in porta, secondo tempo addirittura solo il tiro del gol, poi non sono stati mai pericolosi, solo su qualche piazzato, però
venire qui in questo stadio, un derby, una squadra molto giovane, e proporre quel gioco con coraggio, c'è solo da applaudire, ragazzi. Però ripeto, noi purtroppo raccogliamo sempre molto meno di quello che produciamo, ma questo è proprio l'esempio lampante oggi di tutto il campionato del Termoli. Ora testa all'Avezzano. Esatto, sì, già si pensa all'Avezzano. Oggi magari ci lecchiamo un po' le ferite, vediamo un po' di recuperare qualche giocatore. Abbiamo preso anche Loazeni, quindi vediamo un po' sta settimana di metterlo in condizione, almeno per averlo a disposizione domenica contro l'Avezzano.